E ben ritrovati in studio, cari amici, le 14.03 precise e siamo tornati in diretta. Ben ritrovati a Giro di Tacco, come poc'anzi detto, anzi come diciamo ad inizio puntata, finalmente è arrivato il momento di collegarci con l'ospite odierno, un ragazzo giovane ma con tanta voglia di fare, grande passione, grande determinazione, tenacia e grande impegno. Già leader, sebbene la giovane età, bravo cantante, insomma facciamolo vedere, insomma, il nostro Luca Roncari per voi oggi. Buongiorno Luca. Buongiorno a tutti gli amici di Sorriso TV, piacere, un onore essere in collegamento oggi a Sorriso TV, Radio Sorriso, perché è sempre un piacere entrare nelle famiglie a trovare gli amici e fans che da qualche tempo non si possono vedere personalmente, ma grazie alla tecnologia possiamo arrivare direttamente nelle case di tutti. Hai detto bene, stiamo utilizzando al meglio la tecnologia, insomma, per rimanere vicini. Per far entrare, come hai detto te, nelle case dei nostri cari amici di Sorriso le nostre canzoni, le tue canzoni. Oggi appunto puntata dedicata a te e alla tua orchestra. Io, caro Luca, poi ti sento parlare così, ti vedrei benissimo anche già proprio come un consigliere, come un ministro. Hai una bellissima parlata, devo farti i complimenti. Allora ti dico la sincera verità, io sono consigliere comunale nel comune del mio paese. E allora ragazzi, ecco perché. Ti ho svelato qualcosa di diverso anche dalla parte musicale. E quindi niente, mi fa piacere oggi essere anche in tua compagnia, perché lavorare, come dico sempre, con dei professionisti è sempre un grande piacere. Grazie. Quindi grazie Dagmar per avermi dato la possibilità, insieme al direttore Roberto Gennaro e tutto lo staff di Sorriso TV, essere presente oggi a Giro di Tacco. Grazie a te, carissimo Luca, grazie a te. Allora, abbiamo aperto la puntata, abbiamo aperto questo bello spazio dedicato a te e alla tua orchestra con la Mazurca dei Canarini, che mi sembra sia, correggimi se sbaglio, l'ultima tua canzone uscita, l'ultimo tuo lavoro, insomma, musicale, che coinvolge appunto il nostro grande fans club dei Canarini, le Sciarpe Gialle. Sì, è proprio l'ultimo lavoro che abbiamo fatto con l'orchestra Luca Roncari, questa sigla per gli amici canarini. Ne approfitto per salutare e ringraziare Gidio Roboletto, Marilia e tutto lo staff e tutti gli amici dei Canarini, che questa grande associazione che dà la possibilità di aiutare le persone meno fortunate, la solidarietà. Io sono sempre stato molto legato alla solidarietà, aiutare il prossimo, e quindi devo dire che è un piacere per me aver scritto questa canzone insieme a Giuliano Trevisan e Giuliano Facchini, questa bella mazurka, questa sigla per loro, e ne approfitto proprio per ringraziarli della collaborazione. Mi fa piacere che un ragazzo, perché posso darti il ragazzo, insomma, ma comunque un artista giovane come te vada a sensibilizzare dei temi così importanti come la solidarietà. E allo stesso modo risaluto ancora una volta Marilia ed Egidio, che avevano già mandato dei messaggi per te chiedendo la mazurka e salutandoti naturalmente. Sono sempre molto carini e gentili nei tuoi riguardi e anche nei nostri riguardi di Sorriso. Carissimo Luca, io so che oltre a te in orchestra hai anche una compagna di viaggio veramente meravigliosa, precisa, preparata, super affidabile, parlo di Ilenia. Ilenia è un'artista completa a 360 gradi, una cantante con la C maiuscola, una persona veramente che si dedica a, come posso dire, si dedica pienamente, ama il suo lavoro, ama la musica, ama la gente, ama stare con il pubblico. Quindi è una cantante che veramente mi sta dando, non lo dico per convenienza, ma lo dico perché mi nasce dal cuore, mi sta dando delle grandi, grandi soddisfazioni. È entrata l'anno scorso in agosto, ha portato questa ventata di novità e devo dire che la ringrazio di cuore per quello che sta facendo per la mia orchestra. Io concordo con te perché la conosco personalmente Ilenia, so che è anche una ragazza che è diplomata qui all'Accademia di Canto, sì. È una persona diplomata in canto, è una persona molto preparata, laureata tra l'altro, oltre molto preparata sul settore musicale, una ragazza laureata che studia da tanto, sempre molto gentile con
con tutti, preparatissima, professionale, sempre gentile, quindi veramente posso dare credito alle tue parole. Cioè, è stata richiesta una canzone interpretata da lei da parte, vediamo, di una persona che si chiama Fabio, che ci tiene anche a salutarvi tutti quanti e voleva ascoltare Un mondo a colori. Cosa ne dici? L'ascoltiamo, Luca? Ascoltiamo, sì, sul saluto che il nostro grande tecnico Fabio Lisciotto. Perfetto. Un saluto di cuore. Benissimo. E allora, per Fabio e per tutti gli amici e simpatizzanti dell'orchestra Luca Roncari e di Leni in questo caso, ci ascoltiamo Un mondo a colori e poi ritorniamo subito per un altro collegamento. A fra poco. Insomma, il nostro Luca Roncari canta, è consigliere comunale, poi con la sua famiglia gestisce una bellissima attività, insomma, di ristorazione, pizzeria, ma l'abbiamo visto anche nei panni di ballerino. Ma Luca, ma insomma, ma quante cose sai fare? Sei un artista completo veramente anche tu? Devo dirti, Dagmar, che lì stavo imparando a ballare. Dai. Questo darci dentro, questo mio successo, scritto sempre da Giuliano Facchini e Giuliano Trevisan, e edito e prodotto dall'edizione musicale Trevisan, che ringrazio e saluto, le nostre edizioni, il nostro editore, e con la partecipazione di Valentina Camporese, che abbiamo fatto una grande amica, nonché anche collaboratrice dell'orchestra Roncari, abbiamo fatto questo bel video che, devo dire, mi ha dato grandi soddisfazioni. Certo, posso spezzare da donna una lancia a favore di Valentina Camporese, perché ballavamo entrambe e lei è stata una campionessa di ballo liscio e di standard, quindi insomma hai avuto tra le mani un gioiello della danza, tra l'altro la salutiamo, che è una ragazza meravigliosa. Bene, carissimo Luca, ci siamo ascoltati Un mondo a colori, dacci dentro, ci siamo ascoltati anche la mazurka dei Canarini, insomma io direi, oltre ad aver salutato i Leni, di andare a salutare anche tutti i ragazzi della tua orchestra. Sì, che ne approfitto per salutarli e ringraziarli, che sono dei veri professionisti, delle grandi persone che meritano veramente. Allora saluto e ringrazio New Entry, Claudio Zampa alla batteria, ringrazio il mio socio nonché bassista e voce dell'orchestra Roncari, Filippo Ronconi, l'altro mio socio Giuliano Trevisan, nonché editore dell'edizione Trevisan, fisarmonica e tastiere, ringrazio Luca Conti al sax e tastiere, ringrazio Andrea Poltronieri alla chitarra e poi la nostra Ilenia alla voce e il nostro grande tecnico e tutto fare una persona meravigliosa, Fabio Lisciotto. Poi devo ringraziare, non per ultimi, ringraziare lo staff Roncari, Valentina Camporese, Martina Camporese e Rosella Boscolo, che la saluto e la ringrazio e gli mando un grande abbraccio. Sono tre ragazze grandissime professioniste e brave ragazze che si danno da fare per la collaborazione con il Fans Club dell'orchestra Luca Roncari. Bene, bravissimo direi, perché non hai dimenticato nessuno, sempre preciso, devo farti i complimenti. Ma come dicevo ieri sera, insomma, una cosa che mi fa molto piacere e da una parte anche devo dire che mi stimola e mi dà anche un po' di forza, perché più o meno siamo coetanei, tu sei un po' più giovane di me, però vedere un ragazzo così giovane che si è preso questa responsabilità di diventare un titolare, ma soprattutto un datore di lavoro in un momento così, diciamo, poco felice e rischioso come ora, direi che è veramente un vanto. Sì. Devo dire che questo lavoro mi dà, nonostante anche il periodo, mi dà delle grandi soddisfazioni, amo il mio pubblico, amo la mia gente, amo stare con le persone, amo proprio il contatto con le persone e devo dire le emozioni in musica sono delle, la musica in generale, parlo Dagmar, ma anche nel mondo del settore della musica da ballo, devo dire che è un'anima, la musica ti regala quel piacere, quella soddisfazione che solo la musica può regalarti. Certo. Un gioco di parole, ma la musica, devo dire, è una cosa che nella mia vita non può mancare. Io tutti i giorni canto, ascolto musica, imparo, guardo, faccio per regalare al mio pubblico delle grandi emozioni. Certo. E quindi
insomma, tu facendo anche un doppio lavoro a questo punto, sia da titolare della tua orchestra che da consigliere comunale, immagino che quando sarai nei panni del quando sei nei panni di consigliere comunale ti verrebbe quasi voglia di canticchiare, di ballare per i corridoi, ma non si può, non sempre, si può sempre. Non si può, ma però verrebbe la voglia di farlo. Sì. Ascolta, io vorrei far ascoltare al nostro pubblico un'altra bella canzone, ma prima ti voglio leggere altri due o tre messaggi che sono arrivati per te. Arriva un saluto da parte di Giorgia di Adria con un forte abbraccio e un salutone. Poi un saluto a tutti voi e un bacio a Luca Roncari e a tutta la sua orchestra. Grandi siete. Ciao da Maddalena di Sovizzo Vicenza. Maddalena, un abbraccio. E poi, caro Luca, un abbraccio a te e a tutta la tua orchestra. Speriamo di vederci presto. Sono Luigi da Nogarole Vicentino, se non sbaglio. Ciao Luigi, ti mando un forte abbraccio e un saluto, una stretta di mano. Un caro saluto a Luca Roncari e a Dileni e a tutta l'orchestra da Rita e Angelo di Galliera Veneta. Ho la nostra cara Ritina Lago e tutto lo staff di Tele Ritina, la sua, come si dice, Facebook, che lei pubblica sempre le foto di noi artisti, che ringrazio di cuore. Rita, Angelo, Luigina e Rocco. Benissimo, risalutiamo anche l'amico Fabi di Pieve di Soligo, che aveva prima richiesto una canzone. Salutiamo anche, vediamo questa signora, se riesco a recuperare il nome, Graziella, che dice: ciao Luca, un abbraccio a tutti quanti voi. Graziella Bauce, la nostra anche fotografa ufficiale, quando facciamo le nostre serate, lei è sempre meravigliosa insieme a Gianni e la sua famiglia. Grazie di benissimo cuore. Ascolta Luca, io vorrei far ascoltare e vedere un bellissimo video che hai girato appunto negli studi di Balliamoci Sopra, un duetto fra te e Dilenia, parlo di Solimai, un brano che amate particolarmente, ho visto. È un bel brano che abbiamo fatto insieme a Ilenia. Devo dire anche questo è un brano che mi regala, mi sta regalando delle soddisfazioni. E lo proponiamo al pubblico di Sorriso TV con Solimai, Luca Roncari, Ilenia Meggiolaro, Orchestra Roncari. Perfetto, e dopo vi daremo anche un piccolo scoop, perché Luca Roncari con tutta la sua orchestra sta lavorando a una nuova produzione discografica insieme al maestro Trevisan, ma ne parliamo dopo il brano. Intanto musica, Solimai, Luca Roncari con la sua Ilenia Meggiolaro. Solimai, abbiamo ascoltato queste voci meravigliose, questi due giovani ragazzuoli, come direi io, Luca Roncari ed Ilenia Meggiolaro, orchestra Roncari naturalmente. Abbiamo sempre in collegamento il nostro Luca, che vedo sia anche un po' emozionato a riguardarsi. Bella quella giacca, sì. Luca, ti sta molto bene. Devo dire che fa sempre un certo che rivedersi in TV, insomma un bel brano, devo dire, Solimai, che mi ha coinvolto con Ilenia, questo bel successo. Ascolta. Sì, stiamo, come dicevamo, Dagmar, prima del brano, sto lavorando per un nuovo CD. Bravissimo. Sto lavorando sempre con l'edizione Trevisan, con un'altra coedizione che vi svelerò tra qualche periodo, e questa nuova collaborazione con un'altra grande edizione che, devo dire, sta promuovendo dei brani, inizierà a promuovere questo nuovo progetto musicale. E questo nuovo CD contenente dei nuovi brani, con degli inediti, con dei brani cover, e quindi sarà una novità anche per l'orchestra Roncari, che vedrà partecipare non solo il sottoscritto, ma Ilenia, Filippo, Giuliano e tutta l'orchestra. Quindi devo dire, sto iniziando questa collaborazione che devo dire sono molto contento, perché questi nuovi brani mi piacciono molto, e quindi sto studiando. Che sono stati proprio cuciti come un vestito, tagliati, cuciti, preparati. Sono stati cuciti fatti su misura, fatti indossare dal sottoscritto.
e devo dire mi sta regalando delle grandi soddisfazioni. Ringrazio le edizioni Trevisan e poi ringrazio sempre per la collaborazione la grande orchestra di Marco e Clan, che devo dire mi sta dando una mano veramente di cuore. E lo salutiamo Marco, il Clan e tutta la famiglia. Sono arrivati altri due messaggi, vediamo un pochettino. Sì, questo è proprio da leggere, perché penso che tu li possa conoscere. Ciao Dagmar, un affettuoso saluto a te e al bravo e simpatico Luca Roncari, a cui ci siamo affezionati anche perché ci chiama zii. Vediamo se hai già capito. Viva sempre Radio Sorriso e TV Sorriso. Un abbraccio, devo mandare un saluto a Roberto e Cristina. Esatto. Delle edizioni musicali Novalis. Grazie di cuore per la collaborazione, per il brano che abbiamo fatto. Mi piace questa collaborazione Marco e Clan, Luca Roncari, edizioni Novalis Trevisan. Grazie di cuore a Cristina e Roberto Rinaldi. Grazie, anche devo dire, prego. Devo dire che sono i miei zii, io li chiamo zii perché proprio abbiamo questo legame anche affettuoso che devo dire si è creato e che è bello. Quindi grazie a Roberto e Cristina Rinaldi. Anch'io a mia volta, come facente parte di Radio TV Sorriso, ringraziamo e salutiamo le edizioni musicali Novalis che ogni mese promuovono tramite la nostra radio e la nostra TV tutti i loro interpreti, le loro canzoni. Quindi li ringraziamo ancora una volta, Roberto e Cristina Rinaldi, con un grande bacio, in particolar modo alle bimbe. È arrivato un altro saluto da Nicoletta, un saluto a Luca ed Ilenia. Benissimo. Ciao Nicoletta, un abbraccio. Caro Luca, l'ultima domanda che ti faccio è: visto che sei a casa, che insomma purtroppo siamo costretti a fare un pochino di ferie ancora per qualche tempo, e tra una scala e l'altra, da un esercizio e l'altro, se i tuoi fans volessero contattarti e salutarti, dove ti possono trovare? Possono farlo su Facebook, sulla pagina ufficiale Orchestra Luca Roncari, su Luca Roncari il profilo privato, oppure su Instagram Orchestra Luca Roncari Official, lì trovate tutte le informazioni, potete interagire con il sottoscritto scrivendomi lì alla pagina dell'Orchestra Luca Roncari e io sarò pronto a rispondervi e a darci un saluto e essere vicini anche con la tecnologia in questo momento che devo dire difficili per tutti. Benissimo, io direi anche che fa veramente piacere vedere un artista così giovane, così preparato e così proprio volenteroso, tenace, che vuole continuare questo percorso, sebbene per il momento sia fermo il settore, però è veramente stimolante vedere personaggi così giovani in questo settore. Luca, ci lasciamo con l'ultimo brano che abbiamo scelto insieme, proprio questo brano che caratterizza la collaborazione con l'orchestra Marco e il Clan, appunto questa cumbia Mi Piace, che è nata insomma anche Mi piace questa collaborazione che è nata con Marco, edita e prodotta edizioni Trevisan Novalis. Perfetto, Luca, ti ringrazio tantissimo del tempo che ci hai concesso. Quando e non appena sarà possibile aprire nuovamente le porte della radio e lo studio, sai che sei sempre il benvenuto a Radio TV Sorriso. Grazie. E ti aspettiamo con Ilenia e ti ringraziamo tantissimo e ti mandiamo un affettuoso abbraccio e un in bocca al lupo per tutto. Grazie Dagmar, grazie al direttore Roberto Gennaro, a tutto lo staff di Radio Sorriso e Sorriso TV e un abbraccio affettuoso e caloroso a tutti gli amici che seguono Sorriso TV. Mi raccomando, seguite sempre Sorriso TV perché è la TV che vi fa compagnia. Grazie a tutti quanti voi, grazie ancora Luca Roncari, un saluto anche a tutti i ragazzi della tua orchestra, le edizioni tutti quanti voi, sempre veramente molto carini nei nostri riguardi. Per quanto mi riguarda, ci rivediamo la prossima settimana, appunto, prima in radio dalle 18 alle 20 e poi in TV dalle 21 alle 23 con una gentile richiesta. Tra l'altro ringrazio Luca perché spesso mi manda qualche messaggino e mi segue, quindi grazie Luca che sei sempre così carino anche nei miei riguardi. Ragazzi, per oggi è tutto, Giro di Tacco finisce qui, una buona continuazione di giornata, ancora grazie Luca Roncari, il nostro direttore Roberto Gennaro, al nostro editore Andrea Zanella. Ricordatevi i nostri CD di Balliamoci Sopra, l'ultima uscita con Balliamoci Sopra 5, dove c'è anche Luca Roncari. Una buona continuazione di giornata e un arrivederci alla prossima, e vi lascio con Mi Piace, Luca Roncari. Ciao a tutti, grazie.